non me lo ricordo. Piano piano. Un peccato. Barbieri d'Andrea. Gegè. Franco. Andrea. Eccoci. Eccolo. Brava, abbiamo sentito. Intanto abbiamo sentito una cosa che poi diremo che cos'era. Allora, io possiamo iniziare. Benvenuti a tutti. Vi chiederei, vedo qualcuno che è ancora all'audio acceso. Vi chiederei di mutarvi possibilmente, perché faremo anche degli ascolti e così facciamo una chiacchierata rilassata. Allora. Questo è il secondo appuntamento di questa serie di interviste che Midi Lazio ha organizzato con i decani del jazz italiano residenti a Lazio. No, no, Gegè! E approfittiamo per prima di iniziare, approfittiamo per mandare un pensiero ad un grandissimo musicista che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa, che si chiama Amedeo Tommasi, che Gegè conosceva bene. E facciamo un ideale applauso, anche se siamo mutati, e ci teniamo particolarmente a ricordarlo stasera, perché in realtà Amedeo era una delle persone che avevamo così coinvolto in questi incontri, era molto felice di fare l'intervista e purtroppo, insomma, però abbiamo tanta musica che ci ha regalato in questi anni, quindi penso che Gegè anche voglia salutarlo in qualche modo, insomma, lo salutiamo. Certosamente, certo. In mezzo agli angeli, adesso sta in mezzo a Canfora, Trovaioli, Morricone, sta in mezzo a quella gente lì, scusa. A quella gente, sì, a quell'altezza. Ai maestri, dei maestri. Come era maestro lui, quindi lo salutiamo, gli mandiamo un pensiero. E invece stasera abbiamo il grandissimo Gegè Munari, che io penso che... Ma no, ma guarda, io penso che tutti noi... Anzianotto, dai, diciamo un anzianotto. Ma tu sei il più arzillo di tutti noi, dovete sapere che questi giorni che stiamo noi del Midi Lazio, che stiamo così prendendo informazioni per queste interviste, per questi incontri, stiamo studiando anche il materiale, la vita di Gegè, di questi grandi musicisti. Abbiamo iniziato con Dino Piana, lo vorremmo ricordare, vediamo che c'è Franco Piana, lo salutiamo, grazie per essere qui Franco. E ci state dando un'energia, una voglia di fare musica, una voglia di proseguire, di studiare, di crescere, incredibile. Gegè, ti ringraziamo perché questa è una cosa che poi tra l'altro tu hai sempre fatto. Io non credo che non ci sia un musicista che tu hai incontrato, tra l'altro tu dai molto spazio ai giovani, non credo che non ci sia un musicista molto, che ti deve qualcosa. Bene, io ti faccio. Evita, quando aspettiamo che apre Stefano, insomma, ci deve venire a trovare. Assolutamente, sì. Gegè sta già anticipando un incontro con una giornalista. Ti tengo a vederla dal vivo, a sentirla anche. Dopo Gegè sta anticipando una sorpresa che vi faremo, che c'è una giovanissima batterista che ci è venuta a trovare, ci sarà un confronto tra nuovissima generazione e old generation. Allora, ti faccio una presentazione con tutti i crismi. Tu sei un musicista autodidatta che ha iniziato giovanissimo a suonare, anzi a ballare. No, a ballare prima. A ballare il tip tap facevo. Esatto, adesso ci racconterai un po' delle tue prime esperienze in un gruppo di musicisti che poi era anche la tua famiglia, no? Sì, tutti. C'erano anche gli zii che suonava la chitarra, chi la tromba, tutta una famiglia. Dicci un po', come si chiamava il gruppo? Otto Munari Otto. E tuo padre? Pensa tu, all'epoca. Fantastico. Prego. Tuo padre suonava? Papà era barbiere, papà faceva il barbiere, aveva un negozietto nella piazza di Frattamaggiore e aveva la passione di suonare il basso, la chitarra.
Poi sono nati i miei fratelli, mia sorella, sono nato io e ha fatto l'orchestra 8 Munari 8. Fantastico. E quanto è stato importante per te iniziare da bambino, così piccolo, facendo il tip tap, suonando la fisarmonica, poi iniziando a rubare un po' il posto a Pierino, tuo fratello, che stava a mio fratello, e lui è stato uno dei miei primi maestri, insieme a Shelly Man. Praticamente io suonavo, ero con mio fratello, sentivo molto lui, e lui è un altro autodidatta, pensa tu, sentendo lui e poi questi dischi di Shelly Man, Max Roach, eccetera, eccetera, e mi sono appassionato al jazz, che poi ho iniziato a fare le comunioni, a suonare con Mario Merola, con Sergio Bruni, Matrimoni, che facevamo a Napoli, no? Prima di venire a Roma. Fantastico. Questa per, diciamo, questa io credo che sia un'esperienza importantissima da raccontare ai musicisti e ai musicisti più giovani. Cioè, quanta importanza ha avuto per te avere un'esperienza su musiche differenti, cioè partendo da, dal fatto che suonavi. Scusami se ti interrompo, Susanna, ma noi, come sai, l'orchestra faceva uno swing napoletano, diciamo, di tutti i pezzi napoletani fatti un po' moderni. E capito? E quello era il segreto dei miei fratelli, che facevano un po' di arrangiamenti che poi non erano un granché come arrangiatori, perché anche loro hanno studiato poco. L'unico è stato mio fratello Armando, l'unico che ha studiato un po' veramente seriamente. Invece né io né Pierino abbiamo mai fatto niente. Siamo autodidatti, ci siamo messi lì e tu piano piano è venuto fuori tu ti. Quindi lo swing napoletano è interessante comunque. Ma tu hai visto quella fotografia piccolino che io avevo avuto 8-9 anni lì? Guarda, approfittiamo. Dimmi, ecco. Approfittiamo, eccolo qua. Aspetta. Qui quando ballavo la danza russa con mio fratello Pierino. E qui suonavo i trick a ballare, che già facevo un po' di tip tap all'epoca. Perché sai, ero la vedetta praticamente, così piccolo. I teatri si riempivano sempre. Vedete sto ragazzino di 7-8 anni che ballava, suonava. Mio fratello al violino, e qui c'è un tenente americano che suonava il basso e poi cantava anche con l'orchestra noi, con nostra, e faceva i pezzi americani. Qui è quando stavamo col club mobile americano, sì. Mi ricordo bene, sì. E lì erano, già stavamo con gli americani, pensa tu, l'età che avevo io, 9 anni avevo avuto qui. Eh sì. Eh sì. E facevamo questi spettacoli per gli americani. Quindi suonavate, andavate in giro e suonavate per le truppe americane. Sì, c'avevamo quel camion a 6 ruote, come si chiamava? Americano, vabbè. Era 6 volte, era grandissimo. E ci avevamo anche l'autista, penso mica guidavamo noi, ci avevamo l'autista americano che ci portava in giro. Fantastico. Senti, ma tu mi hai raccontato anche di diverse esperienze appunto con ascoltando le orchestre americane, le orchestre americane. Hai raccontato di questo contatto con Fred Buda, batterista. Fred è insegnante al Berklee School, ci siamo conosciuti quando io suonavo alla NATO a Bagnoli. Raccontaci. 6-7 mesi suonavo lì, sì, forse anche più, e lì già incominciavo a suonare benino la batteria, e lui mi ha insegnato anche lui molte cose, questa persona che poi è diventato direttore, insegnante della Berklee School, e lui mi portava anche sulle navi, ascoltare le orchestre che venivano con Bob, come si chiama, il comico Danny Kaye, che venivano tutti. E come no, venivano sia all'Augusteo e poi facevano gli spettacoli sulle navi, la Forrestal, la Saratoga e altre navi.
E sai come usciva fuori tutto lo spettacolo? Dove mettono gli aerei, no? Che salgono su. Sì. Sì, con l'ascensore. E lì c'era tutta l'orchestra e tutto lo spettacolo. E tu ti vedevi questa cosa che saliva con tutta l'orchestra, i cantanti, eccetera, eccetera. Che meraviglia. Fantastico. Senti, ma tu da lì che cosa hai imparato da questa esperienza? Hai imparato sia a guardare come suonavano lo swing, ma lo spettacolo, cosa ti è Certo. rimasto? No, mi è rimasto che lì al club ufficiale dove suonavamo noi sono venuti in parecchi, David Brubeck, poi veniva anche l'orchestra di Jane Krupp, è venuta dal Posteo di Napoli, perché era solo adibito per gli americani. Il pomeriggio facevano lo show per i soldati e i sottufficiali, e la sera i grandi ufficiali, diciamo, generali, capitani, colonnelli. Facevano due show e lì ho conosciuto anche queste persone. Les Brown, un grande Wow. direttore d'orchestra. Te lo ricordi, Les Brown? Beh, sì, come no. È lui, è anche lui. Senti, Tant'è vero che Vai. scusami, Susanna, non so, devo trovare anche una fotografia che sto proprio con Les Brown e il batterista sulla Saratoga, no, Forestal mi sembra era. Sulla nave Forrestal. C'ho una fotografia sotto, prima che loro salissero su. La devo trovare e te la devo mandare quella. Magari, ma sì, ma infatti Fantastico. noi oggi abbiamo una piccola finestra sulla tua vita musicale, sulla tua carriera incredibile, che adesso piano piano stiamo andando un po' a scoprire. Sì. Senti, ma i club invece, i club dove si faceva jazz a Napoli, lo Zig Zag. Sì, e lì ho suonato anche allo Zig Zag, bravo, me l'hai ricordato, vedi, meno male me l'hai A ricordato tu. Via Toledo. E lì era solo per gli americani, lì venivano tutti, ufficiali, soldati, tutti, perché c'erano anche le Landrenos, come no, che Ai. facevano contenti gli americani, e sì, e ogni tanto spariva qualcuno. Vabbè, vabbè. Beh, diciamo in un periodo di post bellico. Belle, sì. Bei tempi erano, devo dire la verità, erano i bei tempi. Senti, noi dicevamo prima che alcuni musicisti, alcuni batteristi sono quelli da cui hai preso, diciamo, hai appreso di più. E parlando, mentre ci preparavamo per questa intervista, e anche poco fa ci hai nominato Shelly Manne, e nello specifico ti hai nominato un gruppo che poi ha reso dei gruppi che ha reso Shelly Manne famosissimo, Shelly Manne and His Men. And Allora, his men, sì. siccome in queste interviste stiamo facendo ascoltare anche proprio le primissime influenze dei nostri ospiti, allora ti facciamo sentire e facciamo sentire a tutti un pezzo di Shelly Manne and His Men, che è un arrangiamento incredibile, meraviglioso, di Bernie Stone. Aspettate, Benistone, ve lo condivido con un audio ottimo, quello che si può fare con Zoom, ed eccolo. E conto e condoglio. Stiamo sfumando. Elme. Sì.
andiamo sfumando un po' perché dobbiamo far ascoltare e dobbiamo sentirti raccontare tante cose. Quindi questa è la tua prima, diciamo, influenza proprio nello specifico nello swing. Ma vorremmo sapere, ma per Gegé Munari, per te che sei soprannominato Gegés, che cos'è lo swing? E quella è una cosa che non puoi imparare, no, quello lo devi avere dentro, canta la cara Susanna. Anche se si studia, ma non viene mai, come ti devo dire, non viene mai preciso, non lo so, lo devi avere dentro, che devi sentire quella pulsazione che ma per carità, sono tutti bravi, no, per carità, tutti. Però quello lì manca un po', perché quello lo devi avere dentro, non si può insegnare lo swing con quella pulsazione giusta e col tempo se tu già il metronomo in testa. A me Morricone mi diceva, cioè diceva al tecnico, diceva, guarda, Gegé non ha bisogno di metronomo, è il suo cervello ce l'ha il metronomo, hai capito? È per dirti, poi tu lo sai, io sono molto istintivo, io sbaglio anche. Però butto, quella è la mia, diciamo, Forza. forza. Ma c'è una È la frase, mia forza, sì. Perché c'è una non devi frase. copiare nessuno. Dimmi, Vai, vai, Susanna, scusa, scusa. dimmi, prosegui. No, dice, non si può suonare sempre alla stessa maniera. Tutti suonano sempre bravissimi, però si copiano tutti, hai capito? Invece non deve essere così. Devi essere Gli lì. unici che sono ormai Roberto Gatto, Fabrizio Spera, perché sono stati miei allievi, ma non per miei allievi, che ce l'hanno dentro anche loro, capite? Quella è la bellezza, Nicola Angelucci, e quelli suonano jazz, il puro, diciamo, con le frasi, gli accenti giusti. Gli altri pure sono bravissimi, però non lo so, ne parlavamo anche con Greg Hutchison una volta, al bebop, perché c'erano 7-8 batteristi, allora io ho fatto i miei due pezzi, poi me ne sono andato. E Greg mi ha chiesto dopo un po' di tempo, dice, ma che è sempre lo stesso batterista? Ho detto no, questo è il terzo che suona. Per dirti, ti capito, quello è un peccato perché hanno della buona tecnica, sono bravi, però dovrebbero creare qualcosa di loro. Vedi, come ti ripeto, io sbaglio anche, però cerco di crearmi delle cose mie e sbagliando. E così imparo. Bravissimo, fantastico. C'è una frase che mi hai detto in questi giorni che me la sono segnata, perché hai detto, sai, quando appunto lo swing ce l'hai o ce l'hai o non ce l'hai, Quando ce e l'hai, mi sì. hai detto poi se il ritmo ce l'hai dentro, mi hai detto il gusto ti porta, perché non è solo averci, è anche avere la capacità di avere gusto, di avere il senso della musica. Gusto, intelligenza, certo, intelligenza di seguire i musicisti che sei davanti, che hai davanti. Suonare con un pianista è una cosa, suonare con l'ammondista devi suonare in un'altra maniera. Quando suoni con un trombettista, se lui spinge, allora you push and my ass, mi diceva Johnny Griffin. You push and my ass, JJ, diceva, ma che cosa? E Alberto mi diceva, stronzo, non capisci, scusa la parola, un cavolo. Ti sta dicendo che tu lo spingi al sedere, al culo, diciamo, ecco. Cioè, e io poi parlo poco, dico poche parole, ecco, tutto ciò che ho suonato tanti anni con loro, ma proprio la lingua americana non mi è entrata proprio No, niente. ma Però tanto tu la lingua americana ce l'hai sul piatto. è quello, sì, è quello. Come infatti quando sono stata alla Zidia mi diceva, che poi lì sono tutti i batteristi, dicevano, io sento che lei non ha mai studiato, ho detto ci hai seccato, però dice hai gusto, hai feeling e c'hai energia, swing. Però se ne erano accorta perché io per esempio facevo un lancio invece di finirlo con la destra o finire con la sinistra e quelli sono solo no, perché quando non studi, allora perciò se ne siamo accorti che tu hai sbagliato. Però, ma quello, quando tu mi hai detto se c'è il gusto, sta lì e ti butti, questo è buttarsi. Eh sì, questo è buttarsi. Senti, a proposito di Griffin, allora, non, diciamolo, quella frase lì, lui l'ha detta.
al Festival di Bologna, il primo Festival di Bologna che mi ha chiamato Alberti Alberti per suonare con questo. Dico, ma Alberti, ma come mi metti a suonare con questo? Stronzo, ti conosco bene, proprio così, sai come parlare. Ti conosco bene, vieni a Bologna che suoni con Johnny Griffin. Ecco, ma diccela bene, cioè, perché tu lo vedevi che ti fissava mentre suonava, che ti guardava. No, si girava, ogni tanto si girava e dice, ma chi sta, che cazzo vuoi, perché si gira indietro? Io dico, allora Alberto che stava lì dietro, vicino a me, sai, era notte, dice, Alberto, ma scusa, questo che mi dice ogni tanto? Dice, stronzo, suona, ti sta dicendo che tu più c'è mai, es. Eccolo lì. Allora, visto che lo hai nominato, noi abbiamo qui una regia fantastica di tutti gli appartenenti a Medilazio, ecco, Alessandra ci sta mandando un video meraviglioso. Ah, Alessandra. Esatto, un video meraviglioso al Music Inn, poi ci racconterai. E qui c'è... Questo è Enrico Pierannunzi, scusami Susanna, Enrico Pierannunzi mi sembra che c'ha la gobba, guarda come sta. Ma forse era un po' c'era tempo. Alessio Usso, bravissimo. Scusami Susanna, poi c'era Alessio Usso che era bravissimo. Aveva uno swing pazzesco, era bravissimo, guarda. E poi c'è un batterista spaziale oltre a Griffin, adesso lo ascoltiamo, che sei tu. Spaziale. Non esageriamo. Che meraviglia, mamma mia, ti stanno applaudendo tutti, Gegè, non si vede, non grazie, si sente. Ma senti, poi Susanna, ma sul Chad scusami, sul Chad Baker non avete trovato niente? No, però adesso niente. Ci racconti, non per noi è importante, tu ce le racconti queste cose perché è interessante, sappiamo che tu hai collaborato con dei grandissimi musicisti, abbiamo nominato prima, abbiamo appunto nominato Chet Baker, Slide Hampton, Lionel Hampton, George Coleman, sì. Art Farman, Airlines, Steve Lacy, Scott Coley, chi più ne ha ne metta, come dire. Mamma mia! A parte quindi questa diciamo, esperienza con Griffin, che tra l'altro sta sempre a guardare te mentre suona. Sì, è questo che dicevo, e mi guarda sempre, perché appunto diceva, tu lo spingi per quello, ti guardo. E lì era dopo il Festival di Bologna, abbiamo fatto quella settimana al Music Inn. Senti, Susanna, ma non hai trovato niente? Scusami Susanna, di Conte Condole e Frank Rosolino? Non avete trovato niente, il disco dell'RCA. Perché purtroppo molte cose online è difficile trovarle, però raccontacelo tu, raccontacelo. Abbiamo fatto questo. Vai. Prego. Vai. No, dicevo, abbiamo fatto questo disco perché loro vengono a fare delle trasmissioni con l'orchestra dei Toscani, sarebbe. E allora da Adriano Mazzoletti gli fece fare questo disco
mi chiamarono me, Giovanni Tommaso e Franco D'Andrea. E lì fanno uno sketch pazzesco. Mai sentito uno sketch fatto così? Va bene, ma pazzesco. Se tu lo trovi quel disco lì, ascoltalo. Guarda, mai allora... sentito uno sketch? Solo Tony Scott poteva fare uno sketch così. Che meraviglia. Ridici il titolo così ce l'andiamo ad ascoltare, ce l'andiamo a trovare. Conversation. Conte Contoli, Franco Rosolino, Giorgio Munari, Giovanni Tommaso e Franco D'Andrea. Sentiamo. Sentilo. Va solo per lo sketch che fanno, guarda. Senti, ma una domanda. Tu hai fatto queste collaborazioni incredibili con questi nomi. Chi altro ti ricordi? Chet Baker prima hai nominato. Ci vuoi raccontare qualche altra esperienza? Niente, la prima volta suonammo proprio al vecchio Saint Louis, ci sono i preti lì. Al Vaticano c'è un locale che adesso hanno fatto una libreria. Lì c'era un locale jazz. Quello era il Mississippi Jazz Club. Ah, ecco, vedi, io mi dico, ecco, e lì abbiamo fatto pure lì una settimana, che poi dopo siamo andati fuori. E lì c'era Enrico Pierannunzi, il bassista che vive in Francia, come si chiama? Che è direttore del Fra? Bassista. Del Fra, Riccardo Del Fra, brava, grazie. Poi c'era Antonello Vannucchi al vibrafono e io. E beh. E lì facemmo anche una settimana con John Newman, quel trombettista fantastico, John Newman. Io starei te lo ricordi. Ore, ti starei ad ascoltare ore e giorni. Ma tante cose, perché poi non mi vengono in mente, ma vabbè. Però ce l'hai nelle mani, ce l'hai nello strumento. La passione, vedi, adesso io non vedo l'ora di andare a suonare, non vedo l'ora. E poi sono sempre il primo e l'ultimo ad alzarmi, perché i ragazzi fanno un pezzo, due, sei, oh, dico, ma che cazzo suona? Allora mi metto io e lo faccio volentieri, suono fino all'una, alle due. Senti, ma... È la verità. Senti, tu hai sempre suonato jazz e mi raccontavi che chiaramente poi la tua carriera si è mossa in tante diverse direzioni e mi raccontavi infatti che per andare a suonare jazz, siccome tu stavi nell'orchestra della Rai, per andare a suonare jazz Sì. la sera chiedevi ai maestri, ai vari maestri con i quali hai lavorato il permesso. Diciamo, l'hai lavorato con i più grandi maestri dell'orchestra della Rai, hai lavorato in tante produzioni discografiche, RCA, in tante colonne sonore. Quindi, Un'ora di film, sì, è vero. Sono stato fortunato. com'era questa vita da musicista, suonare in ambiti così diversi? Quindi le orchestre, le registrazioni, l'impresa. E vede, lì è la passione perché ce l'hai dentro anche come l'orchestra. Io prima di entrare in un'orchestra non sapevo neanche il solfeggio. Un mese prima di entrare mi sono messo col buono, tanto lì le divisioni sono, diciamo, quasi sempre uguali. Magari cambia tempo nel momento, però le divisioni sono sempre quelle. Mi è bastato un mese di buona, di Pasquale Bono, come si chiama, e Come no. sono andata avanti. E poi, come ti ripeto, lo devi avere dentro, perché ce l'hai dentro e mi butto, e mi sono buttato. E quindi No, scusami Susanna, no, perché lì c'erano già due batteristi. C'era Sergio Conti e Roberto Podio, che Odio. erano dei bravissimi batteristi, Podio, Roberto Podio. E devo ringraziare anche loro, perché sai, se non avessi avuto loro quando chiedevi i permessi, anche se i maestri mi richiedevano, e io poi chiedevo anche il permesso a loro, dico, ragazzi, posso andare? Vai dove vuoi, cioè, tanto tu suoni qui dalla mattina, fino alle 8, alle 10 o alle 24, perciò vai. E anche loro devo ringraziare molto. No, dei grandi musicisti, ma è vero che c'erano dei maestri che preferivano, che chiedevano proprio di te specificatamente? E beh, sì, quasi tutti, diciamo, da Trovajoli, Canfora, Ferdio, eccetera, eccetera. Ma non perché ero più bravo degli altri, magari forse può darsi pure che ero simpatico e suonavo benino e anche per quello, ma magari mi chiamavano anche per la simpatia, perché quei due erano bravi, eh.
specialmente Sergio Conti, era un bravissimo batterista da grande, da big band, diciamo. Insomma, c'erano dei musicisti incredibili. E poi Dino Piana, Franco Piana, lo possono dire. Ecco, Franco, sai, Franco vuoi, sono, aprire, vuoi aprire il microfono? Ci sono loro che possono dirlo. È vero, è con Gegè. E come? Ecco Franco! Gegè, ciao Franco! Con Gegè, tanti anni! Dici, racconti. Gegè, con la big band lì della Rai abbiamo fatto tutte le produzioni più importanti, più con Gianni Ferri. Jerry Lewis, ti ricordi? Come no? Poi con Canfora, con tutti i più bravi, insomma, abbiamo avuto proprio tante bellissime esperienze con Gegè. Poi abbiamo fatto pure il quintetto, abbiamo suonato insieme Gegè. Ma come no? Gianni Basso, con Oscar. Che meraviglia, con i nostri Oscar, maestri poi, praticamente. Che bello, Gegè. Che bei ricordi, ragazzi. Bellissimo. Ma questi erano fantastici. La sezione tromboni, sax, trombe erano fantastici, ragazzi. Sì. Con Dino Piana, Franco, Al Corvin. Al Corvin, che diciamolo chi è Al Corvin. Alberto Corvini, il papà di Claudio, di Mario. Di Mario. Grandi musicisti, trombettista, trombonista, arrangiatori, insomma. Quindi sì, è stato un bellissimo periodo. Bellissimo periodo, sì, è vero. Anche un disco insieme, quintetto, con Giorgio Rosciglione. Sì, come no, cavolo, ce l'ho conservato lì. Tra l'altro, anche Giorgio Rosciglione sarà il nostro ospite prossimamente. Sì, bene. È bello, è molto importante, Gegè. Grande. Sentire le vostre esperienze, è un piacere. Per noi è... Senti Gegè, tu mi hai raccontato anche di un'arrabbiatura di Trovaglioli. Sì, e beh, Franco pure lo sa, quando metteva la testa sul piano e bestemmiava, poi non è che diceva una parolina, mannaggia, bestemmiava i santi, madonne. Però perché gli altri non sbagliavano, ho sbagliato io qualche volta. Ma loro s'arrabbiava, no, perché non sbagliavano mai. Perché loro non sbagliavano mai. Io, scusami, ho sbagliato qualche volta, perciò si metteva la mano così, ma no, cioè, ma perché ti distrai, porca? Buca, madonna, e usciva fuori. Franco lo sa questo, Dino, sanno tutto loro, sì. Gegè, ma si arrabbiava perché tu facevi, non eri concentrato perché facevi tardi la notte e andavi a suonare jazz. Sì, è vero, sì, qualche volta arrivavo stanco, sì, è vero, Quello sì, è vero, sì. Ma non solo lui, anche con Pregadio, quando facevamo le colonne sonore, delle volte dicevano, ma chi è russa? Senti, avevo la pausa. Allora io mi ero messo sulla sedia, appoggiata, e si sentiva... E allora Pregadio dice, ma chi cazzo è che è russa? Siccome c'era la pausa, mi era addormentato. Vabbè, ma tu... Ma... Però era tutto un ridere, a scherzare, lo sapevano perché io facevo tardi delle volte. Ma tu eri troppo curioso nel mondo del jazz, non potevi non andare a suonare fino a tardi, è giusto così. Senti Gegè, tornando quindi a questa carriera che si è sviluppata ad un livello eccellente in vari mondi, abbiamo detto, c'è anche quello delle colonne sonore. E parlando, tu mi hai nominato una colonna sonora e una collaborazione importantissima che è stata quella con Gato Barbieri. Nello specifico in questa colonna sonora, una bella grinta. Hai collaborato con Franco D'Andrea, che abbiamo nominato prima, con Gianni Foccia, sì, e con Enrico Rau, con Barbieri stesso. Sì. Quindi io adesso ci ho preparato anche in questo caso un estratto di quella colonna sonora, cambio l'audio e lo facciamo sentire, e poi ci racconti un po' anche della tua esperienza con questi grandi compositori di musica per colonne sonore, con Morricone. In questo caso abbiamo Piero Umiliani.
Questo è stato bambino. Brava. Non fa nessuna scala se le cose non le riesco a fare. Gatto Barbie. Scendiamo col volume così che vogliamo più ascoltare te che ci racconti. Che dicevi? Che stavi, allora, che dicevi? Dici. No, stavo bevendo un po' d'acqua, pensavo che avessi, no. Ho bevuto un po' d'acqua. No, no, che dicevi? Fa tutte frasi e non fa scale, non fa... Ah, sì, rispetto alle... No, parlavamo con Vittorio. Frasi, pause, che si devono rispettare nella musica. Idee, frasi e suonare col cuore, sempre con la stessa intensità. Come faceva Tony Scott. Fantastico, esatto. Tony Scott. Mamma mia. Che meraviglia. Diciamolo che lì ci sta dando una mano, che sta lì con te, un giovanissimo sassofonista, grande sassofonista, lo affianco a me. Che è lì che salutiamo e ringraziamo per il sostegno, per l'aiuto. E diciamolo che Gegè, tu sei, cioè, sei c'hai queste collaborazioni con dei giovanissimi. Sei quindi un grande, gli dai l'occasione di crescere insieme a te. Niente. Yes. Sì, per quello me lo sto mettendo sotto. Stai mettendo, facciamolo vedere, Vittorio. Vedere. Vittorio, eccolo qua, perché lui è un portento. Ciao a tutti. È un Vittorio, quanto è importante avere Gegè come maestro, come mentore? Quanto è importante, è molto molto emozionante già star lì vicino fisicamente proprio, quindi insomma poi sentirlo parlare di cose del genere mette quella, cioè quando senti, capito, Gianni Griffin in realtà del genere, veramente pazzesco, un'emozione incredibile che auguro di poter provare a qualsiasi altro giovane, perché è una cosa molto importante, molto molto bella. Grazie, che meraviglia. Ecco. Dopo facciamo vedere anche un video che avete registrato insieme proprio per questa occasione, insieme a degli altri giovani musicisti, lo facciamo vedere poi alla fine. A proposito sempre di grandi collaborazioni, abbiamo parlato pure di Lee Konitz, di questo disco, siccome prima ci hai nominato sia Giovanni Tommaso che Franco D'Andrea e di nuovo qua torna Enrico Rava, raccontaci un po' questa esperienza nel disco di Stereo Konitz con Lee Konitz, appunto, con questi grandi musicisti italiani anche. Sì, Giovanni Tommaso ha preparato tutto, ha fatto tutto lui, gli arrangiamenti, i suoni, perché era un appassionato proprio, cercava il capello nell'uovo, diciamo, oh, questo non va bene, così. Era un po' pignolo, però era giusto, sapeva quello che voleva. Poi una giornata abbiamo fatto tutti questi pezzi, che, scusami Susanna, no, poi ci sono dei pezzi in 5/4 cose che io una cosa che odiavo di più, però mi sono messo lì, ho cercato di fare alla meglio, diciamo, me la so cavicchiata, dai, nei pezzi dispari, perché odio i pezzi dispari. Sentiamo perché non li so fare tanto bene.
Ma guarda, non ci crede nessuno, come si dice. Sentiamo come te la sei cavata. Take 7, Lee Konitz, Stereo Konitz, eccolo. Ah, questo. Ma arrangiamenti moderni, interessantissimo. Pensiamo che questo è del 1968. Penso di flauto che era. Sono passati un po' di anni. Che strumento suonava? I primi pezzi. Eh? Ah, sempre lui. No, sentivo il flauto, era lui, sempre Konitz. Non mi ricordavo. Dimmi, Susanna, scusami. Prima ci dicevi che Konitz qui suonava uno strumento particolare. Variton si chiama, variton, è uno strumento elettronico che lui applicava al sassofono e suonava. Che meraviglia. Senti, noi, tra le cose che ci siamo detti in questi giorni c'è una cosa che secondo me è importantissima ed è importante sottolinearla, cioè il fatto che tu ci tieni a sottolineare che è importante pensare alla musica come uno spazio nel quale si deve essere pieni di gioia e nel quale bisogna darsi, cioè nel quale è importante che passi il concetto di spettacolo. E con te infatti dicevamo che il fatto che tu abbia suonato per le sceneggiate napoletane, che abbia fatto il tip tap, matrimoni, comunione, quando ho iniziato a suonare, diciamo, mi arrangiavo un po'. Questa cosa è importantissima e secondo me è bene che noi musicisti, che tutti, anche i giovani musicisti, ce l'abbiano ben presente. E tu ne rappresenti l'essenza, cioè la capacità di mettere tante... la capacità di giocare con la musica e di fare in modo Divertirsi. E di fare spettacolo. Sempre. Perché tu poi una cosa che fai sempre sul palco è quella di... È come se iniziassi a schettare in napoletano. Ci metti tutto nella tua musica. Anche quando faccio le quattro, invece di farlo con la batteria, mi fermo e dico sega, ma sto cicciando la panella, io so se ci siamo, mangiami la panella, ci stiamo, e entro col piatto. E la gente impazzisce. È questo. Ma che dici esattamente? Diccelo lento. Sega, mastucisce, non sarebbe un falegname che sega, mastucisce, na panella e stu salsiccia, il pane e la salsiccia. O salsiccia ce lo mangiamo, la panella ce la stampiamo, ce la conserviamo, diciamo. Beh, certo, non fa una bella. Ma quindi tu schetti in napoletano sostanzialmente? Ma qualche volta sì, lo faccio così per ridere, per divertirsi un po', sì. Però poi faccio le quattro. Scusami, dimmi.
Questo è importantissimo, cioè il messaggio che tu mandi quando stai sul palco è importantissimo, è preziosissimo il fatto di saper divertirsi, sapersi prendere seriamente. Lì anche... è segreto tutto lì, divertirsi, sorridere, che poi gli ascoltatori ti guardano e trasmetti quella simpatia, dici cazzo quello come si diverte, guarda, suona. E come infatti parecchi vengono vicino, ma che ci dà una gioia pazzesca, lo vediamo suonare come se fosse, boh, ho detto grazie, è l'età, 86 anni, no, dico, no, è impossibile, dici, ce ne avrà 75, 70, no, 86, vabbè. Ma tu sei giovanissimo, c'è la musica che ti esce da tutti i pori, a proposito di questo... Io ho un piccolo video che ti ho rubato mentre stavamo l'altra settimana, siamo andati appositamente a registrare una cosa che poi faremo vedere. E poi c'è un piccolo video di un solo che stavi facendo, che ti ho rubato mentre stavate provando. E adesso chiediamo ad Alessandra di mandarlo, che è il video 2 del solo di Gegè, e ci fa capire quanto è bello guardarti suonare. Sì, grazie. Il crampo, questo pure ogni tanto la faccio, sta gag. Che non era vero che c'avevi il crampo. No, perché suoni troppo la paura, non te vengono. Senti, noi abbiamo fatto questa domanda anche a Dino Piana l'altro mese. Dici, sì, che ti ha detto Dino? Ma Dino ci ha raccontato come stai facendo tu, ci ha regalato in maniera meravigliosa tanti pezzi di fantastico. Peccato che non lo sapevo, Susanna. Se mi avvisavate, facevo venire Vittorio e guardavo pure io, mannaggia. Ma tanto Gegè, guarda, il video è sulla pagina di Midi Jazz Lazio, di Midi Lazio, e quindi assolutamente... lo posso andare a vedere. Ti mando il link per messaggio, così ce l'hai sul telefonino. Anzi, approfittiamo. Grazie Stefano. Approfittiamo, lo diciamo grazie, a tutti. Grazie Stefi. Sì, sulla pagina di Midi Lazio c'è la registrazione dell'intervista che abbiamo fatto a Dino Piana lo scorso mese, quindi basta cercare, si vede subito, insomma c'è la foto di Dino che parla. Esatto. E comunque, Gegè, poi te lo mando comunque, ti mando il link direttamente. Grazie Stefania, sì, grazie mille. Ok. Senti Gegè, dicevamo, abbiamo fatto la stessa domanda a Dino, come vedi la situazione del jazz italiano in questo momento? Tu hai già nominato alcuni musicisti che ti devono molto, alcuni batteristi, e ti riconoscono come maestro, ma tu stai sempre in contatto con i giovanissimi, quasi li scopri, l'abbiamo visto prima con Vittorio, abbiamo intravisto Domenico Sanna, Vincenzo Florio, Francesco Lento. E tu il tuo gruppo... Fanno parte del mio quartetto. Esatto. Sì, quelli fanno parte del mio quartetto e poi c'è anche il sax. Prima avevo Marco Ferri e adesso viene Daniele Scannapieco quando faccio il quintetto. Senti, quindi è vivo il jazz italiano anche tra i giovani. Che ne pensi? Che cosa vedi? Chi ascolti, oltre chiaramente a questi giovani? Ma no, sono tutti bravi. Adesso sono preparatissimi, ragazzi. Suonano benissimo, suonano. Suonano bene, sì, tutti. Batteristi, bassisti, sassofonisti, come Vittorio qui. Sono tutti bravi.
per esempio, quando suonavo io non avevo niente, sentivo solo qualche disco e mio fratello che suonava la batteria, basta. Invece adesso hanno tutto. Su YouTube trovi tutti, libri, cose, e invece io niente. Una passione solo. Una delle cose che ho notato, noi lo sappiamo bene, quando andiamo in giro nei concerti, nei club, nelle jam, ci sei sempre e sei sempre attentissimo ad ascoltare gli altri. Dillo quanto è importante questo. Avere sempre la voglia di ascoltare, ad imparare. Certo. E sì, poi mi vengono a chiedere dei consigli e io qualche consiglio glielo do volentieri con tutto il cuore. Come faccio sempre con tutti, ma non solo con i batteristi, anche se, che ne so, se sono lì con me Vittorio, eccetera, qualche consiglio lo do rispetto alle pause, fai meno note, eccetera, eccetera, stai attento agli accordi, lo dico a tutti, quelli che bisogna dirglielo, o se no non me ne frega niente, però io glielo dico per il loro bene. Questo è quello che... Mi posso fare anche dei nemici. Però glielo dico per il loro bene. Giorgia, io non credo che tu possa avere nemici. No, come infatti. Credo di no. Allora, a proposito di confrontarsi, di dare dei consigli, ascoltare i giovanissimi, noi stasera abbiamo qui una giovanissima batterista che in realtà è una strumentista che nasce, adesso ce lo racconterà, nasce in realtà pianista e poi si batteria, canta, lavora con l'elettronica, è una giovane promossa del nostro jazz, fa ricerca, fa mille cose, giovane, 25enne, è qui, Evita Polidoro, diamole il benvenuto. Eccola a tutti, sì, grazie. Bella vaglione. Eccola bella vaglione. E dunque noi così abbiamo avuto quest'idea durante questi incontri di mettere un po' a confronto i decani del jazz con dei giovanissimi. Abbiamo avuto già un incontro la scorsa volta ed ecco qua Evita questa sera. Evita, ti va di fare una domanda a Gegè e poi parliamo anche un po' di te e Gegè farà altrettanto. Di lei deve parlare, Evita deve parlare. Di me ancora io. Dimmi. Intanto dimmi, grazie bella. Dell'invito, principalmente, grazie mille. No, bellissimo, grazie a te. Ascoltarti, veramente bellissimo ascoltarti. Davvero. Grazie. Io t'ho sentito, t'ho seguita, sai, quando me l'ha detto Susanna. Ti sono andata a vedere su YouTube, sei brava, cavolo, eh? Grazie, Gigi. Belle idee, belle frasi. No, bisogna dirlo. Belle frasi, ti muovi bene, hai anche un bel sound, come tocchi tutti la batteria, gli strumenti che c'hai. Brava. Grazie, Gigi. Però ti voglio sentire dal vivo. Quando da Stefano organizziamo. Devi venire. Adesso ti invito a venire. Perfetto. Beh, sei a Roma adesso, no? Adesso sono a Roma. Sì. Benissimo. Brava. Evita, che dai, dici che cosa ti piacerebbe chiedere a Gegè. Ma allora, in realtà la prima domanda che mi era venuta in mente, perché è anche un mio, tra virgolette, problema, è il rapporto con lo studio dello strumento. Però Gegè mi ha già risposto. Quindi... Io non l'ho mai studiato. Ho sempre suonato. Iniziavo la mattina alle 10. Finivo alle 20 o alle 22 o a mezzanotte, perciò quando studiavo? È tutto il suonare che mi ha portato, insomma, a migliorare sempre quel po', diciamo, che so fare. Certo. Ma lo studio non l'ho mai fatto, cara. E invece io sbaglio anche delle volte, come dicevo. Dimmi. L'insegnamento invece, appunto, visto che hai parlato anche di Sfera, che è stato il mio insegnante, quindi insomma... lui sono stati i miei primi allievi, lui... Cioè, io gli ho dato dei consigli, poi sono stati bravi loro a continuare perché ce l'hanno dentro lo strumento. Io gli ho dato dei consigli, sia Roberto, lei, Nicola Angelucci, eccetera, eccetera. E poi sono stati bravi loro a continuare. Allora, Gegè, ti mandiamo Evita. Che le ho detto, l'ho invitata appena,
appena apriamo con Stefano Di Battista, lì deve venire. Non so se c'ha l'amico, il ragazzo, il papà, la mamma, non lo so. Viene lì, si mangia bene, si beve bene e poi suoniamo. A posto. Ah, la grande. Guarda, Gegè, che vita. Evita si muove già assolutamente, anzi, lei viene dal Piemonte, ha vissuto a Siena, adesso vive a Roma. Diciamone un paio di cose, perché in realtà sembrano dei mondi molto distanti, no? Quelli del jazz più tradizionale e anche un po' della ricerca che fa Evita, però ci sono delle cose tra voi che così io ho scoperto che sono molto che vi accomunano, perché Gegè Evita è figlia d'arte anche lei e ha imparato a fare tutto le prime cose che ha imparato sulla musica l'ha imparata direttamente buttata sul palco. Sì, esatto. I suoi genitori, raccontaci tutto, perché questa cosa ce l'avete in comune, è molto bella. Assolutamente sì, mi ha fatto un sacco bene negli anni avere avuto queste esperienze da piccina. Appunto, mio padre è batterista, mia madre cantava, insomma, e con gli anni è diventato sempre di più il loro lavoro e quindi di conseguenza, venendo da una realtà veramente piccina, ci siamo dati da fare per organizzare concerti, serate di intrattenimento a tutto spiano. E quindi di conseguenza, ecco, mi sono ritrovata sul palco a fare veramente di tutto e spero che tante cose non usciranno mai dalle videocassette o dai DVD, perché... Però insomma, ecco, sì, veramente di tutto ed è stato bellissimo riuscire ad essere sempre dentro questo circuito musica, arte, teatro, insomma, cabaret anche, perché... Trick e ballacche. Io suonavo trick e ballacco da piccolino. Questo Gegè vi accomuna praticamente. Eh sì, certo. No, questa è la batteria, Giulio, questa è la batteria. Fai vedere i trick e ballacche di prima. Eccolo. Eccolo qui. Evita. Poi avevano sbagliato, scusa, Monara. No, avevano sbagliato pure Monari, sti credini. All'epoca avevano scritto Munara. No. Ah, guarda io. Questa è mia sorella, mio fratello alla batteria, mio padre e i miei zii, cugini. Pensa tu, guarda, tutta una famiglia. Madonna mia, Evita, non ti devi vergognare, devi tirare fuori anche le tue foto di quando stavi sul palco. Oddio, forse qualcuno già si può trovare, insomma. Poi ve la manderò in separata sede, magari. Noi abbiamo un piccolo estratto di un concerto che è stato fatto all'Aud a Roma, in cui Evita fa un solo, ci stanno, cioè, e quindi adesso chiediamo ad Alessandra di mandarlo, eccolo.
Eccolo. Brava Evita, ti facciamo un applauso. Oddio, grazie. Bello, bravo, bravo. Si muove bene con gli ungetti. Non è facile, sai, quella musica lì, non è facile. Grazie, Diego. Brava, brava. Evita, dici che progetti c'hai, stai registrando, stai... Ma adesso questo sì è un po' l'anno delle registrazioni, perché almeno ci si tiene attivi in qualche modo, purtroppo. Brava. E, tra l'altro appunto adesso abbiamo appena registrato il disco di questo progetto qua, del video, che è il progetto di Miriam Fornari, e quindi ovviamente, vabbè, a parte che stare in studio è bellissimo sempre, si impara tantissimo. E quindi niente, sì, appunto, stiamo lavorando con quello, poi adesso sto producendo musica mia, però più elettronica e voce, basta, senza utilizzare la batteria, quindi insomma si sperimenta. Esatto, perché abbiamo detto che nasci come pianista, usi la batteria. Brava, brava. Già, invece tu mi hai detto che hai appena registrato un video CD a Civitavecchia, mi avevi nominato. Ah sì, come si chiama? Wow Records. Esatto. La Wow Records. Perché pure Gegè non sta fermo un attimo. Mitico. Grazie. No, veramente. Gegè, non vediamo l'ora di tornare a vederti dal vivo, perché sei una forza della natura. Ti ringraziamo tanto. Ti ringraziamo per questa ora preziosa che ci hai fatto passare a raccontarci di te, della tua carriera, della tua musica. Io, prima di finire, abbiamo un altro video da far vedere. Approfitterei per vedere se c'è qualcuno che ci vuole fare una veloce così richiesta o domanda. So che Stefania sta seguendo un po' la chat. Che c'è, eccola, c'è un messaggio da parte di Nicola Angelucci. Ah, eccolo, Nick. Dice, Nick, sto qui che ti ascolto, grazie per avermi citato, ma il vero maestro sei tu, ti voglio bene. Tu puoi anche dire no, io non ti voglio bene, perché... no. Ma Nicola, fatti vedere in pigiama, dai. Nicola ci dice che sta in pigiama e che sta facendo i piatti. Vedi? Ah, non sta facendo gli arrosticini. Mi sentite? Nick, fatti vedere. Fatti vedere, Nick. No, ma c'ho il pigiama, che orrore. Dai, voglio dire. Fatti vedere, Nico. Solo la faccia, Nicola. Solo la faccia. No, guarda, forse è meglio il pigiama. Eccolo qui. Eccolo. Gege, come stai? Tutto bene? Benissimo, tutto perfetto. Grazie, un abbraccione a te, affettuosità a te e Olivia. Grazie per quest'ora, sono stato benissimo. Grazie a te, Nick, di averci ascoltato questa bella trasmissione che fammi di jazz. C'è da ammirarli questi ragazzi. Fantastico. Che fanno questo lavoro, sì, Susanna, Stefania, eccetera, eccetera. Grazie. Anzi, approfitto, guarda, per nominarci e ringraziarci e ringraziarli. Stefania Dallini, Alessandra Bossa, Giulio Scognamiglio. Qui non ci sono stasera Simone Alessandrini, non lo vedo o c'è? Simone, ci sei? Ho aspettato di entrare, ma poi... L'abbiamo cacciato fuori, ma c'è. È sparito Simone. Francesco Venerucci che ci dà una mano altrettanto, Federica Colangelo, insomma siamo un gruppo. In realtà è un modo per stare insieme e parlare di musica e creare attenzione intorno a questa musica che amiamo tanto. Vediamoci, ci sono altri, ci è venuto a trovare anche Antimo Civero che ti ha detto Gagliardo. Ah, Antimo Civero, posso leggersi. Ciao. Ciao Gaetano Vergara, che è contento di ascoltarti. Bianca, bellissimo questo confronto tra Gegè ed Evita. E poi se qualcuno ha una domanda, è questo il momento, se volete fare una domanda a Gegè velocissima e poi facciamo vedere un ultimo video, anche perché Gegè sta qui e oggi è stato anche vaccinato. Mi sentono un po' per incoglionito, quindi... però sono andato avanti, dai. Sei un grande, grazie Gegè, grazie. No, grazie a voi,
siete fantastici, grazie, grazie. Allora, io vedo che tanto, non sono, tanto sono tutti solo innamorati di te più che altro, quindi non ci sono domande. A questo punto io farei chiedere ad Alessandra di mandare questi due ultimi video, che c'è un piccolo video in cui fai una presentazione e poi un brano che hai registrato appunto l'altra settimana all'Alexanderplatz. Ringraziamo Eugenio Rubei per l'ospitalità. Grazie. Vabbè, non lo dico con chi è, perché li presenti tu nel video. Quindi vediamo il video e poi ci rivediamo per salutarci. Ok. Vai Ale. Io ringrazio te, Stefania, e tutti i medi jazz del Lazio, che siete fantastici, da parte di Gigi Munari. Poi presento sti ragazzacci, dai. Vai, dopo ce li presenti. E ci sono tutte le firme. Domenico Sanna al piano, Francesco Lento, la tromba. Martedì dobbiamo andare lì, Adesso ci dà una mano Vittorio Cuno. Addirizzi che la fotografia è storta. Mianulli, scusa, che sono venuto. Enrico Mianulli. Facciamo che bab. Come si è fatta sentire sto scena? Qui la cosa meravigliosa è che tu dici facciamo kebab e adesso sentiamo qual è il pezzo che si kebab. Sentiamo, lo riconoscerete. Kebab. Oddio, veramente è bello. Come questo mannaccio di panampe spada. Thank you.
Ma perché non fanno qui? Che bravo! Ragazzi, aprite i microfoni, fatevi vedere. Bravi, bravi. Grande applauso. Bravo. 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 Franco. Gigi. Eccolo qua. Sigros, Gigi. Nicola. Nicola, ma che piacere, ragazzi, belli. Un feeling, sì. Che bello vedervi, ragazzi. Bellissima serata, veramente. Complimenti. Bravo, sei straordinario. È la gioia. Ecco. Vero. Ecco. Grazie. Grazie, Gigè. Ragazzi, grazie, Dino. Grazie, Stefania. Dimmi. Aprite tutti, così gli facciamo un applauso ultimo prima di chiudere. Grazie a voi. Grazie. Bellissimo, Gigè. Grazie a tutti ragazzi, grazie a voi. Grazie Gigè. Io do appuntamento, diamo appuntamento a tutti il 15 maggio, sì, che sarà il prossimo incontro meeting. Alessandra Bossa, ci vuoi dire di questo incontro? Allora, il prossimo incontro meeting è un incontro un po' particolare, perché andiamo a intervistare un personaggio che in Italia è famosissimo come divulgatore scientifico e come presentatore, ma è anche un ottimo musicista, sta per uscire il suo prossimo album, il suo primo album, penso, e sarà Piero Angela con noi. Wow. Ah, benissimo! Quindi vi aspettiamo! Attimo, ok. La volta, scusami Susanna, la volta di Giorgio quando è? Giorgio Rosciglione, quando lo intervistate? Giorgio stiamo facendo una seconda tranche di interviste che dovrebbero essere da settembre, però probabilmente riusciamo a strecciare anche prima, quindi ve lo facciamo sapere il prima possibile, andiamo di mese in mese. Ecco. Allora Susanna, ricordati, dico questo, ha detto Gigè, ci devi raccontare quel giorno all'RCE con Morricone che è successo. Ricordati questo. Ok. Te lo devi ricordare. Va bene, me lo ricordo. Ma tu ci vuoi fare un'anticipazione? Così, una chicca finale? No, te lo deve dire lui. Ok, però tu... Però ci sarebbe... Se no si arrabbia. È meglio... Io te l'ho detto solo. Tu glielo devi ricordare e lui ti racconterà. E vi farete un sacco di risate proprio... pancia per terra, ridere. Ok. Grazie, allora, grazie a tutti chi ha partecipato, grazie ai miei colleghi di Midi Lazio, grazie a De Vita Polidoro. Grazie Franco Piana, salutaci Dino. Sì, certo. Ti saluto. Un grande abbraccio, grazie a tutti. Grazie, ci vediamo presto. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Buonanotte. Saluto papà, affettuosi Dante. Ciao. Grazie mille. Ciao, grazie mille ancora. Ciao. Non vorremmo chiudere. Restiamo aperti allora. Adesso ci sarebbe da suonare, Gigè, mannaggia. Ah, ci verrei subito, guarda. Ma in 7 quarti, come fratta maggiore, saluto da fratta maggiore. Ah, sì. C'è fratta un connazionale. Aspetta, no, quando suonavo con gli americani, where you come from? Da dove vieni? Io dicevo fratta maggiore, non dicevo fratta maggiore, fratta maggiore. Ottimo. Frat Major è fantastico, dovresti scrivere un pezzo che si intitola Frat Major. Bravo, in fa maggiore, casomai battuta studio. Va bene, grazie ancora, grazie. Un musicista fantastico, noi lo sapevamo, ma sei un uomo di una profondità, di una simpatia e di una umanità, una connessione emotiva bellissima. È raro trovare persone belle come te. Complimenti, veramente. Grazie ancora, molto gentile. Grazie a voi di avermi invitato.
Grazie. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, Susanna, bacioni.